Ciao amici, benvenuti o bentornati se siete nuovi. Sono qui con un nuovo video, questa volta un 24 ore, dato che vi erano particolarmente piaciuti, e in particolare il 24 ore in cui mangio come una modella. Non sarò qui a parlare più di tanto, vi dico soltanto di mettere un like, iscrivervi al canale, lascio al video e vi mando un mega bacione. Ok, allora iniziamo con la colazione. La mia faccia esprime che io mi sia alzata 5 minuti fa scarsi. Scusami, oggi c'è anche tipo il sole, è una giornata bellissima. La nostra cara amica bionda, come prima cosa nelle sue giornate, beve un bicchiere di acqua tipo tiepida con metà limone dentro, perché dice che la fa sentire idratata, la fa sentire fresca, la fa sentire bene per tutto il giorno. Quindi lei si beve questo bicchierone di acqua e limone ogni mattina prima della colazione. Qui ho il mio bicchiere, limone qui. Molti dibattiti su acqua e limone a colazione a digiuno, mi dicono che non faccia poi tanto così bene bevuto ogni mattina, facciamo lo smalto dei denti, altre cose. Ok, quindi lei si beve questo bicchiere d'acqua e dopo 20 minuti fa colazione. Raga, non riesco a finirlo, cioè così di prima mattina un bicchiere di acqua e limone sembra bere un bicchiere di acido. Direi di passare alla colazione. E per colazione si fa scontatissimo il porridge oatmeal, o come lo volete chiamare. Se lo fanno letteralmente tutte le modelle, che per chi non lo sapesse è questa pappettina a base di avena. Ho sempre provato, sempre voluto provarlo, ragazzi, sono addormentatissima. Allora, 40 grammi di avena in un pentolino. No, ne ho messi 50. Pareva che non facevo il danno. No. E aggiunge un po' di acqua oppure il latte, però lei appunto preferisce l'acqua. Mortacci sua, non dice quanta metterne, quindi io sono andata stra a caso. Nel frattempo smembra metà, soltanto metà banana, che dice che a lei troppo dolce non piace, stia mai. La banana, ragazzi, le banane sono buonissime, io ne mangerei 8 al giorno. Io non sono granché esperta, quindi non so se lo sto facendo nel modo giusto. E lei non mette zucchero, non mette niente, tipo lo mangio così, allo stato bravo. C'è la nostra pappettina super invitante, guardate qua. Mi dice proprio mangiami, mangia. Ok, allora è pronta, ora lo metto dentro la ciotola. Boh, non mi ispira per niente, raga, fa sbocco di bambino. Boh. Proviamo sta cacata. Mamma mia, che schifo. Raga, non so se ho sbagliato qualcosa io, ma vi giuro che fa schifissimo. Non sa di niente, non sa proprio di niente. Ditemi per favore se sapete come si può rendere il porridge mangiabile. Tra l'altro, visto che non bevi neanche il caffè, ragazzi, io bevo 3 caffè al giorno, quindi non bere caffè. Ci vediamo per lo snack di mattina. Raga, è assurdo, vi giuro che sono pienissima. Cioè, tipo, l'avena mi ha tenuta pienissima, cioè mi... Oh. Rieccomi amici, le lezioni sono finite più o meno e è ora di pranzo, io ho una fame assurda, quindi ora se magna. Mi sono fatta le tracine, comunque la nostra cara amica bionda se magna l'avocado toast. In generale lei dice che usa un sacco l'avocado perché con i grassi sani la tengono piena fino appunto a tanto tempo. In generale comunque, visto che le modelle, dato che ne ho guardate molte, usano molto l'avocado nelle loro giornate, nei loro pasti, lo infilano un po' dappertutto, cioè a momenti se lo spalmano pure in faccia. Allora, questo pane è proprio di una marca americana e da quello che ho capito è tipo integrale, cerealini, robe sane. Ho cercato di imitare le sue fette di pane che sono grandi e marroncine, quindi diciamo non è pane normale. Cioè è davvero duro, acerbo, maturo, faremo comunque. Allora, lei tosta le due fette di pane così senza niente, quindi... Le tosteremo così. Qui c'è il panie, il famoso panie. Ne mangio 2 slice, quindi 2 fette. Di avocado ne mette metà in una panie e metà nell'altro panie. Quindi io penso che, boh, non lo so, non sono un amante. Vabbè, vai, mettiamo tutto sto avocado. Ora proverò a tagliare l'avocado, da mettere sul panie. Ok, lo smetto. Ok, duro è duro, questo è sicuro. È un po' grima. Non lo so, l'avocado mi... Pensavo mi si chiamata, mi sembra tipo polpa di cimice, non lo so. Ma come cazzo era? Caruccio, ci
l'ho fatta. È durissimo, che flop. Ora assaggio. Padellino per l'ovetto. Ok, cambio di location per fare soltanto l'assaggio. Ho messo tutto il pepe, le spezie, quelle robe lì. Vai. Allora è finito il pranzetto. Devo dire che sono sazia e soddisfatta perché era davvero buono. Il punto è che la cara nostra amica bionda finisce il pasto così, cioè si mangia queste due fette di pane con la roba verde e l'uovetto e poi a posto. Io ragazzi non ci riesco, per quanto io possa avere poteri speciali, non ci riesco perché avere il gusto proprio di uovo in bocca fa schifo. Piccolo, piccolo, giuro, piccolissimo pezzo di cioccolata fondente perché... perché sì, non ce la posso fare altrimenti, quindi un mini pezzetto. Ora ero super full, mi alleno. Ok ragazzi, situazione attuale, è passata tipo mezz'ora dalla fine del pasto, c'ho una fame che non potete capire. Ho già tantissima fame, ma soprattutto sento proprio il bisogno di mangiare qualcosa di dolce. Ok, Federica deve resistere, quindi ora mi berò la mia acqua. Tra l'altro ragazzi, ho visto che per merenda ho le carotine, i cetriolini, ma cos'è? Adesso mi alleno, tra l'altro oggi devo fare addominali e tipo un po' di cardio. Ok ragazzi, io adesso mi sono cambiata, dopo l'allenamento mi sono fatta la doccia, cambiata, preparata perché tra un po' ho un appuntamento con una ragazza della mia città per fare una consulenza sull'armocromia. Comunque, se siete interessati vi ho messo tutto su Instagram. E andrò in piedi così cammino anche un bel po'. Ora è ora della merenda. Come sempre la nostra cara amica bionda fa una merenda super sostanziosa e soddisfacente. Infatti dice che dato che stiamo andando verso sera preferisce stare bassa di zuccheri e si mangia carotine, cetriolini e hummus. Ok, qua c'è il mio piatto super invitante di verdura, guardate, non vi dice mangiami, quel porridge. Comunque non vorrei dire, ma ho scelto di fare questo video il giorno in cui mia mamma ha fatto i biscotti e in cui è andata a comprare i pasticciotti. E io cosa mi devo mangiare per merenda? Le verdure. Dopo il pranzo sostanzioso di oggi direi che una merenda leggera per stare appunto leggeri ci sta. Allora amici, ho finito la consulenza, super 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 interessante, ve la straconsiglio. Ora è il momento della cena. L'amica bionda per terminare la sua giornata si mangia il salmone. Questa cosa mi va bene, io amo il salmone, quindi sono fiera di lei. Lo cuoce in una padella senza niente, quindi appunto io l'ho cotto in forno, che è la stessa identica cosa. Sotto fa tipo una crema con le patate, quindi prende le patate, le schiaccia, ci adagia sopra il salmone e poi mette sopra il salmone a sua volta dei tegolini. Ne mette pochissimi, non so materialmente come faccia a mangiare così poco. Quindi niente, io appunto ho messo il salmone sul forno, l'ho cotto al naturale senza niente, ho cotto dei tegolini e le patate le ho aggiunte così nel piatto. Io ora sono in pigiama, niente, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un mi piace, iscrivetevi a YouTube, a Instagram e a tutti i miei canali social. Questo video ha fatto abbastanza schifo, soprattutto perché io ho molta fame, non sono abituata a mangiare così pochi, cioè non è possibile, non so, preferisco essere 5 kg in più, però godermi la vita, godermi il cibo. Con questa perla vi lascio. Se questo video arriva a 10.000 like, ragazzi, se questo video arriva a 10.000 like, faccio una settimana di dieta delle modelle di Victoria's Secret. Una settimana con la loro dieta e i loro allenamenti, tutto per una settimana. Quindi vi lancio la sfida. E niente, ci vediamo al prossimo video.